Com'è finita coi lavori? Beh, è finita così. Mega scaffali in metallo. Qui ho deciso di fare una L perché qua c'era un tavolo che raccoglieva solamente stronzate. E allora ho pensato, vabbè, tanto vale mettere uno scaffale così. Scatole IKEA e ci siamo. Lo scaffale di legno che prima era messo a terra in un precedente video l'ho messo lì. E devo dire che fa il suo lavoro. Mentre qua ho tutto a posto. Scatole IKEA, mega televisore o anche... Questo spazio è rimasto vuoto. La roccia è rimasta così. Il tavolo è un casino perché sto effettivamente facendo cose. Ma sono molto contento perché comunque trovo tutto. Ma la cosa più bella è il tavolo finalmente libero e lo spazio per camminare. Che, voglio dire, è già qualcosa. Qua dentro ho rimesso gli attrezzi, dentro vaschette di plastica, è totalmente asciutto e quindi anche questo è stato un discreto successo. Devo dire che sono a posto. La ventola è cambiata, è diventata una ventola recuperata da un condizionatore e funziona molto bene nel buttare fuori l'aria. E anche di questo sono molto contento, speriamo che non si sfasci. Qua c'è Medialab e l'UPS che lo tiene online. Medialab è un server storico. Qua c'è la zona cibo, chimica, solventi, vernici. Qua acquaraggia e pennelli. E a questo punto, questo sarà oggetto di un prossimo video, forse. Come state sentendo, sul fornelletto trovato nella spazzatura degli anni 60 mi sto facendo un bel caffè. Anche la caffettiera è stata trovata anni fa nella spazzatura. Una caffettiera in acciaio perfetta. Il disastro, un pomeriggio buttato per un alimentatore a 12 volt, ne ho bruciati 5, se ne sono bruciati 5, non li ho bruciati io perché Dio è... E allora ho detto riparo questo 13,8 VCC, stabilizzato sta minchia, perché non si capisce, io ho un trasformatore da 18 volt alternati. Mi raddrizza. Qua sul condensatore me ne trovo circa 22, diciamo 22. E poi c'è questo circuito fatto con due 7812. Poi c'è un diodo, un 1N4004, non è manco uno Zener. Le masse dei 7812 sono in comune. Il diodo va dall'uscita di 1... va all'ingresso di se stesso, che poi anche gli ingressi sono uguali, sono in parallelo sia gli ingressi sia le masse. L'uscita e anche le uscite sono in parallelo, ingressi e uscite sono in parallelo. Io non capisco il diodo e questo potenziometro, che in realtà era questo, che a casa mia è da 220. Ma è completamente distrutto e bruciato, impossibile capire il valore. Se mettessi a fuoco con la luce di... Fatto sta che gli ho messo un potenziometro da 470, che siamo lì. E quello che succede con un carico da 200 ohm è questo. Che io ho 20 volt in alternata, però se regolo finissimo mi scende 11,95,
poi un pelino, salgo, salgo un pelino, non fa un cazzo, PEM 21, ma vaffanculo. Praticamente questa regolazione non serve a un cazzo, perché non riesco mai a regolare. Ecco, ce ne va a cazzo proprio. Ecco, 13:20, però poi se ne va per i cazzi suoi e io non so che cazzo devo fare con sto porco. È bello riparare le radio, è molto bello. È ancora più bello se uno lo fa con della musica in sottofondo. Giusto un pochino, perché devi sentire se la radio funziona. E però mi sembra che non sta funzionando, perché non si sente niente dagli altoparlanti. Si muove a vista d'occhio. Arriva. Arriva. Okay. Tornado. Questo non è buono. Già. Siamo fottuti. Ma improvvisamente è venuto giù l'inferno, ma non è così come pensavo. Come si sbraida un coassiale come questo? Intanto si spella. Poi cosa fate? Vi mettete a tirar fuori tutti i cosini qua e poi li arrotolate? No, si deve aprire qui sotto, in basso. Lo aprite. Poi spingete il centrale in modo che ci passi in mezzo e dopodiché lo tirate fuori. Opla! Così avete sbraidato il coassiale senza distruggere tutta la forma della calza e viene più facile. Devo misurare il tempo. Sale, sale e non fa male. Poi va lì sul palo di plastica, torna qui, va alla morsettiera qui e poi lungo lì. Che cazzo devo fare? Ok, adesso sale, va lì e va dritta. Cioè, se non mi sentono adesso... Questo è il tedesco di prima. E qua ci sono io. Non è male come esco. Certo, se sto computer ce la facesse invece di masturbarsi. Comunque è impressionante questa radio, l'ho accesa dopo un po' ed è semplicemente pazzesca. Thank you.
pazzesco. Onde corte. La qualità dell'audio è bestiale. Radio Charleston oggi qua è un po' deboluccia. Ma il resto è incredibile. Fantastico, posso controllare tutto, posso alzare il volume, abbassarlo, è bellissimo. Kinematographos, Petaxe, Petaxe. Allora, ho usato questo, vedi? Posso attenuare
attenuo l'audio praticamente. Il risultato è che qui ho una lettura molto più chiara rispetto a così, che spara tutto e lui si confonde ogni tanto. Infatti si è confuso, visto? È arrivato Rurro Perenne. Rurro Perenne. Dai, sali. Quanto rumore. Zero. Rumore zero. E voilà. Isolato, avvolto nella stagnola a contatto con la massa, e adesso lo richiudo e chissà se funziona o mi scoppia in faccia. Non è questo. È un Sony di merda. Quello che ho trovato gettato nella spazzatura. E sembra sano. Manca l'alimentatore. È un Sony di merda perché ha il connettore Sony di merda. E quindi sono costretto a creare uno schifo per provare questo maledetto televisore. Ficcando questo adattatore così, in un alimentatore generico da 19 volt, sperando che basti. Adesso faccio un punto di saldatura qui e vediamo se riusciamo a fare una bella fiammata. Ed ecco qua, punto di saldatura positivo al centro, come dice qui. A questo punto ficchiamo con una mano, ficchiamo l'alimentatore e ficchiamo questo maledetto connettore così. Proviamo ad alzare questo televisore. Sì, diciamo che se mettessi a fuoco sarebbe anche meglio. Magari lo giriamo, se riesco a non farlo cascare a terra. Ecco fatto. Vogliamo provare? E proviamo. Nessun segno di vita. Sì, segno di vita, attenzione. Flash sullo schermo, ma niente di più. Flash sullo schermo ancora. Quindi abbiamo un problema sulla getto illuminazione. Vedi, prova, tacchete, a meno che non ce la faccia come corrente, ma io non penso. Ok, lampeggia. Cosa può avere questa scheda che non va? A parte questo schifo. Questo incomprensibile schifo sulla scheda madre. C'è proprio dello schifo. Procederò alla pulizia, perché qua c'è veramente... c'è dello schifo. Non capisco la motivazione di questo schifo. Che, diciamo, non ha nessun particolare odore. Bah,
sembra quasi shampoo. Vediamo se pulire questa scheda potrà essere utile. Beh, ho smontato il pannello che è qua ed è ancora fortunatamente sano. Ho smontato le lenti di Fresnel e ho scoperto l'orrore. E cioè, c'è un troiaio LED e qualcuno evidentemente ci ha già messo le mani. Qui ci sono tracce e segni di smanazzamenti, colla a caldo, X segnate, segni di colla a caldo. Qualcuno ha provato a fare qualcosa e poi ha riattaccato tutti questi cosi con la colla a caldo. Insomma, qualcuno ci ha passato del tempo. Questo è quello che in gergo si chiama un troiaio di Wojtyla e praticamente servono i LED nuovi. Si potrebbero ordinare su, e la Sony non li vende, quindi si trovano su Alibaba o siti del genere. Perché? Perché Sony è una merda, ed è la merda, Sony è la merda, con due M, la merda. Per cui io decreto che non c'è un cazzo da fare e giocherò un po' con questa situazione finché non mi romperò le scatole e butterò via tutto. Insomma, non vale la pena, non ho il tempo, non ho la voglia di mettermi a cercare queste barre LED e sostituirle e poi rimettere a posto il pannello per una TV che poi, cioè, hanno messo la tecnologia LED perché durano 100.000 volte di più dei tubi fluorescenti, invece poi fanno sti LED del cazzo che si bruciano nel giro di 2 anni, specialmente questo modello di Sony, a quanto pare soffre di questi LED schifosi, sono LED schifosi. E niente, non ho alcuna intenzione di perdere tempo. Sono simpatiche queste lenti, potrei tenerne qualcuna, ma anche no. Va bene, questo LED, questo TV LED di merda finirà nella spazzatura. Forse terrò la scheda giusto per qualche componente. È peccato per il pannello, ma sti cazzi. Con una certa violenza io tornerei a parlare di fusibili autocostruiti. Abbiamo visto che un filino sottilissimo di rame tiene qualcosa come 3 ampere. Ora, un caro amico Nicola, Gianpietro, grande esperto di televisori e non solo, grande esperto di sistemi a valvole, esperto di elettronica, eccetera, mi ha detto di provare con del semplice filo di ferro. E io proverò con questo, uno di questi fili che si usano per chiudere i sacchetti di plastica. Sono questi cosi che io odio e che tolgo sempre e butto via immediatamente, queste fascette schifose, fastidiosissime, che sembrano progettate solamente per dare fastidio all'esistenza umana. E io adesso ci farò passare la corrente tramite questi morsetti e ci farò passare la corrente elettrica e vediamo un po' cosa succede quando fonde questo filo di ferro, questo filo di ferro della sezione di vediamo se riesco a leggere. Mi servono gli occhiali, oppure potrei ingrandire. La sezione è quattro decimi, 4,5 decimi di millimetro. Quattro o 4,5, voi cosa ne dite?
Va bene. Vediamo un po'. Allora, corrente al minimo, tensione al minimo. Diciamo che non voglio sprecarlo subito, quindi farò così. Ecco, si vede? Si vede. Ma io ho questo, perché non uso questo? Questo meraviglioso oggetto. Questo meraviglioso oggetto che serve per tenere le cose. Non lo uso perché sono un cretino, ecco perché. Ecco qua. Magari potrei metterlo dall'altra parte, in modo che si vede attraverso la lente. Vediamo. Interessante. Quindi da qua vediamo attraverso la lente il filo e qui accendiamo il nostro alimentatore. Come tensione io gli faccio andare un po' di corrente. E non succede molto. Diciamo che gli diamo 2 volt. Ok, e saliamo come corrente a, ah no, ma questa è la corrente, siamo su 2 ampere. Io non capisco mai dove cazzo è la tensione e la corrente su sto coso. Ok, volte qua sotto, va bene, sono un cretino. Quindi alziamo la corrente e andiamo a 1, 1,5, 2. Ok, 2 ampere li tiene e non succede nulla. Io non vorrei superare i 3, che è il massimo di questo alimentatore. Non vorrei farlo scoppiare questo alimentatore, capite? Però a 2,7, 2,8. Ok, questo filo è troppo grosso. Siamo a 3 ampere. La tensione è 0,25 su questo pezzettino qua, che se non mi sbaglio sta diventando anche caldo. Vediamo se... No, neanche tanto. Va bene, questo filo è troppo grosso. Pezzetto di stagno per saldare. Allora, corrente al minimo. Qua lo metto a 3,5 volte circa, corrente al minimo, pezzo di stagno, ecco fatto, collegato. Questo è stagno per saldare. Mezzo ampere, non succede niente. È bello spesso, però 1 ampere è ancora lì. 1 ampere e mezzo è sempre lì. 2 ampere è sempre lì, bello solido. Due ampere e mezzo. Niente, troppo spesso. Va bene. Ma perché non usiamo un fusibile vero? 500 mA. 250 volt, ma vediamo come si comporta. Con tensioni basse, questo lo abbassiamo, quindi mezzo ampere, ok? Vediamo un po'. È ancora lì, è ancora lì,
è ancora lì. Siamo al limite, siamo a 500, è ancora lì, come potete vedere. È ancora lì, 600, 700. Oh, questo coso non fonde? Un ampere. Un ampere, eccolo lì che si è fuso, avete visto? Quindi lo stronzo ci ha messo un pochetto. E si è bruciato. Maledetto stronzo. Adesso proviamo un nuovo tipo di fusibile. Un condensatore elettrolitico da 3,3 microfarad. 50 volt. A cui applicheremo una decina di volt, però piano, anche un po' meno, e proviamo, vediamo un po'. Non sembra succedere niente al momento. Si tiene la sua tensione al contrario, come se niente fosse. Alziamo un pochetto? Ma sì. Alziamo un altro pochetto? Questo condensatore non fa una piega per il momento, ma noi attendiamo. Niente, non succede nulla. Che delusione. E va. Ho appena scoperto una cosa incredibile monitorando i disturbi della rete e del router, e cioè che sono dovuti al cavetto della telecamera che sta lì, cinese. Però succede questo, guardate cosa succede se cambio porta, stacco, metto nella porta accanto, nessun disturbo, stacco, metto nella porta dopo, zero disturbi, stacco, rimetto nella porta dov'era, la numero 8. Ma come cazzo è possibile? Quindi l'ho presa e l'ho messa in un'altra porta e sono spariti i disturbi, non ho più disturbi. Non ha più disturbi su, forse qua, vediamo, stacco, no, qua adesso ce li ho, vediamo, ma questa non sembra la rete, comunque è pazzesco.